Il principe Harry è stato uno degli oratori di un vertice tenutosi a San Francisco mercoledì. Il principe Harry ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco poche ore dopo il rilascio dell'ultima intervista di Meghan Markle. Il duca di Sussex si è unito al cofondatore e CEO della società di salute mentale e coaching Better Up, Alexis Robichaud, al Master of Scale Summit, un evento che ospita numerosi leader aziendali con l'obiettivo di coltivare innovazione, accelerazione e coelevazione in qualità di Chief Impact Officer di Better Up e un forte sostenitore della salute mentale. Il duca ha parlato dell'importanza della terapia e del benessere mentale durante l'evento. Secondo un tweet di Doron Weber, vicepresidente e direttore del programma della Alfred P. Sloan Foundation, Harry ha menzionato la sua vita passata nella famiglia reale e nell'esercito. L'utente di Twitter ha denunciato il duca dicendo di non aver mai sentito le parole terapia o coaching mentre cresceva in studio o durante i suoi 10 anni nell'esercito. Riferendo ciò che Harry stava dicendo sul palco, Weber ha aggiunto: poi i paraocchi si sono staccati e la sua vita è cambiata. Altrove durante l'apparizione, il duca ha svelato di sfruttare il servizio di coaching offerto da Better Up, scherzando: ho un allenatore. Vorrei averne due. Un altro partecipante all'evento, Bong Ku, ha riferito che Harry sosteneva la riformulazione della salute mentale come mezzo per sbloccare il potenziale umano. Poco prima che il signor Robichaud e Harry salissero sul palco, l'account Twitter di Better Up ha annunciato che la coppia avrebbe discuteto perché i leader devono concentrarsi sulla propria forma fisica. Questo tweet è stato accolto con favore da diversi fan del Duke. Molti dei quali hanno chiesto a Better Up di condividere un collegamento in live streaming o video dell'evento soprannominando anche il reale Good King Harry. La presenza di Harry all'evento sembra essere stata accolta favorevolmente anche dalla folla, con il fondatore di Tecte.co, chiamato su Twitter Toby, che scrive sulla piattaforma social: così il principe Harry è salito sul palco come l'ultimo ospite di Cancelletto Master of Scale Summit e persino gli amministratori delegati di oltre 60 anni sono impazziti. Hey!